Salve gente, sono Larus e qui su ROM 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata ho preso Cosenzia e Brindisi. Ho fatto... No, non in questa. O forse in quella ancora prima. Oddio, non mi ricordo. Comunque nell'ultima puntata una cosa per certo che ho fatto è stata la battaglia del Samnium. Una battaglia difficile. Una battaglia tosta. Tra le più toste che ho fatto su ROM 2. Più o meno in questa campagna. E adesso ne stiamo facendo un'altra. I romani ci attaccano ancora. Hanno unità ancora. Hanno ancora eserciti. Quindi dobbiamo difenderci. Questa battaglia qui sarà tra la Furia di Atena, la legione ottava e altre due legioni. Non so quali siano. Quindi andiamo. Sì, via. Abbiamo un esercito di picchieri che sono anche potenziati sia di grado alcuni, sia di armi e armature. I picchieri ovviamente sono molto buoni contro più o meno tutti i tipi di unità. L'unico difetto dei picchieri, voglio ricordare, è che se vengono accerchiati non ce la fanno a resistere. E oltretutto sono molto lenti, si affaticano in fretta e se si affaticano non riescono più a resistere. E oltretutto che se li rompi la formazione in qualche stratagemma, modo particolare, perdi, non ce la fai. È una cosa abbastanza tosta. Quindi i picchieri di solito uno dovrebbe metterli al centro, giusto perché non vengono accerchiati. Puoi anche metterli dal lato a volte, però è una cosa abbastanza rischiosa. Di solito ho fatto alcune volte delle tattiche con li ho messi al lato, più che altro per far sì che il nemico venisse accerchiato in una maniera più totale, diciamo una sorta di tenaglia. L'ho fatto in alcune partite, però deve essere supportato benissimo il picchiere, anche da un controaccerchiamento, perché se ti accerchiano ancora a sua volta non ce la fai. Guardando un po' la mappa, stavo guardando qui, qua c'è una collina, potrebbe essere un buon punto di difesa. Poi qua c'è un'altra collina e qua c'è una piana. Fatemi vedere un attimo. Il nemico ovviamente mi attaccherà da qui. Ma io dico difesa sulla piana, perché i picchieri voglio tenerli più o meno nella stessa altezza, più o meno alla stessa altezza, perché sennò ho paura di avere un po' di problemi. Guarda che figo che è questo comandante. Che fighi che sono i picchieri, però. Quindi tengo nella piana, che così riescono a tenere meglio la formazione. Metto così. Alcuni hanno certi bonus, altri no. Mettiamoli così, belli, belli larghi. Belli compatti. I picchieri bisogna tenerli compatti perché se ti rompono la formazione, se ti passano in mezzo, lo sapete, alcuni meglio di me, non ce la fai. Oltretutto voglio tenere ai lati degli opliti per accerchiare e per coprirmi contro la cavalleria nemica. E poi un oplita più o meno qui, che riesce a andare se vuole a fare il culo più o meno a tutte le altre unità del nemico, cavalleria, che tentano di accerchiare. Mettiamo un po' più indietro gli arcieri, così. Bene. C'è probabilità che il nemico abbia abbastanza veliti o arcieri. I romani mi pare che non abbiano arcieri, però hanno i veliti sono tosti, sono già velottisti. Oltretutto con la nuova patch, la 1.8, sono ancora più tosti che prima, perché adesso i già velottisti fanno molto male all'armatura, te la penetrano e quindi le unità molto Gli pesanti spazi come i nemici si stanno picchieri avvicinando. soffrono We questo. mortals must do our parts as well. Guardate però Fight che with belli. honor and all will be well. Questa battaglia qui si decide il fato di Roma in primis. Più o meno se perdono questa battaglia qui non è che hanno tante speranze. A meno che Roma è ben difesa, si fanno una trincea lì, vabbè. Però più o meno se perdono questa battaglia è finita per loro. L'unica cosa è che se hanno tanti veliti possono farcela e come.
Hanno questi lancieri italici mercenari che ovviamente non hanno speranze contro la mia fanteria di opliti o di picchieri. Però ci sono questi triari, che i triari sono belli tosti. Questo qua è abbastanza creepy, mi fa paura quasi. C'è anche un po' di rosso il naso che gli sbuca dall'armatura. Questi soci equites, no, questi qua è generale, guardia del corpo. Guardate che bello. Che bello che è. Che bello che Rome 2 a livello grafico è bellissimo. Sì, ne hanno tanti di veliti, giavellottisti, leve. È un po' un problema. Vedremo come potremo fare, però sarà dura, molto dura. Velocizziamo un attimo, giusto per vedere il campo di battaglia dall'alto. Magari arrivano da qui, quindi forse mi sa che dovrò girare la formazione. Non metto ancora le picche, giusto perché non c'ho voglia. Però appena arriveranno le metto, le picche. Anzi va, mettiamole adesso. Anzi no, facciamo tipo l'animazione cinematica. Che tipo il nemico inizia la carica e noi mettiamo la falange. Però un attimo solo, giusto per girare un po' la formazione. Hold formation. Quickly now. Ok, cambiate un attimo. Guardate come si muovono coordinati. Che belli. Battle group disbanded. Anzi, voglio fare una cosa. Voglio mettere gli arcieri qui. Che Understood. dopo voglio accerchiare anche con gli arcieri e colpire alle spalle il nemico. Ovviamente tengo questi due arcieri qua appena dietro le mie unità. Voglio dire una cosa che non ho mai fatto, però mi è venuta in mente adesso. Proviamo un po', vediamo come diventa. Perché così colpisco dietro lo scudo, magari fanno un po' più male. Guardate che bei cappelli che hanno questi greci. Sono carini. Dietro alla cavalleria cittadina. Che belli. Una cosa che non mi piace di Total War, però, se devo dire, è il fatto che gli arcieri non sparano in formazione. Non mi piace. Tipo, mi piacerebbe vedere tutti gli arcieri lì messi in fila. Che spara prima la prima fila, la seconda dietro. Oppure tutti quanti assieme. Però, tipo, tutti a file. Sarebbe fighissimo. Chissà se c'è qualche mod. Forse mi pare che su Shogun c'era. Ma nemmeno più di tanto. No, no, sparano sempre un po' a muzzo. Una tattica che voglio fare è che appena il nemico inizia a spararmi i giavellotti, faccio fare indietreggiare i giavellottisti mandando la carica alla mia cavalleria. Molto probabilmente non andrò a segno, cioè non andrò in una diretta carica, però comunque voglio solo spaventarli e farli indietreggiare un po'. Ora mettiamoci lì e prepariamoci alla figata delle figate. Guardate qui, c'è il nemico che si avvicina. Bicchieri! Bicchieri! Falange! Oddio, io mi cagherei in mano se ci fosse tipo un nemico o anche tipo un esercito davanti a me. Con delle cose del genere, le sarisse 12 piedi. Alte 12 piedi, sono grossissime. Però il triario, sprecarlo un po' così. Vabbè, fate voi. Il generale nemico, però, che va in prima linea. Sì, figo, figo. Però, aspetta, voi non sparate. Arcieri, va, sparate se volete. Ah, già, 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 già. Non li ho visti, non li ho visti, non li ho visti! Alle spalle! Mettiamoci così. Blocchiamo il nemico. Ok. Bene. Guardate però lo scontro. Mettiamo un attimo il rallentatore, tipo. Ah, questo qua fa male. Ah, già due che cadono. Ok, ora partiamo subito all'attacco anche con i
I tizi Kai Semproni. Ora spariamo alle leve, veliti, tutto quello che volete, basta che vi divertite. Qui come ce la stiamo cavando? Ci sono i soci Equites che stanno un po' temendo le nostre unità. Ora, direi... I nostri uomini vacillano. Quale, questi? Dai che stanno arrivando gli altri tizi. Mandiamo anche il generale. Anche lì, questi qua. Il generale lo mandiamo qui. Adesso guardiamo già lo scontro tra le falangi. Cioè, guardate. Che bello. Sì, ROM 2 è buggatissimo, però è bellissimo allo stesso tempo. Ora iniziamo una manovra d'accerchiamento e facciamo tipo l'attacco alla folla. Mi piace fare l'attacco alla folla. Ora possiamo mettere anche velocità normale. Dai che li pinziamo. Li abbiamo pinzati. Abbiamo sprecato un po' la cavalleria però. Ora iniziamo con un accerchiamento. Iniziamo pure a metterci bene con... Il nostro generale è sotto attacco. Con tutto. Il nostro generale è sotto attacco. Ah sì, beh. Sotto attacco, una parolona. Ora andiamo a pinzare bene la cavalleria italica mercenaria. E andiamo a fare lo smussafolla, cioè qualcosa del genere. Le assemblee studentesche, diciamo. Qui stanno pagando. Bene. Abbiamo vinto lo scontro tra cavalleria. Velocità. I nostri uomini vacillano. Guardate qua i picchieri contro i legionari. Guardi i legionari che... come muoiono. Oh! Anche nel corpo a corpo. No, no, lo stanno ammazzando. No, 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 no. No! Piccolo! I nostri uomini vacillano. No! Dai, continuate a resistere, a lottare. Stanno vacillando un po' questi, no? Ok, andiamo a seguire tutti sti tizi. Bene. I nostri uomini vacillano. Quali stanno vacillando? Queste qui. Togliete la falange se volete. Andate. Correte. Divertitevi. Oh, queste... Prendiamo gli astati, che sono tosti. Continuiamo la battaglia, è stata una battaglia piuttosto facile. Mi aspettavo qualcosa di più dai romani. E la scorsa battaglia è stata dura però. Molto più dura. Dai, ora fate schiaccia, che mi piace troppo come abilità. Il generale nemico è morto. Morto pure il generale nemico. Qua ci sono anche dei lancieri. Diamo la carica degli Ippeus. Più che carica sembra una scorrazzata. Ah, che bello. Certo che ROM 2 è glorioso dal punto di vista estetico. È glorioso, non c'è altro aggettivo. È glorioso. Oltretutto con la nuova patch 1.8 hanno aggiunto delle tracce della colonna sonora tipo questa, che mi piace troppo. Io credo che la colonna sonora a volte nei videogiochi sia troppo sottovalutata. Ed è un peccato. Tipo a me è dispiaciuto nell'ultimo capitolo di Total War ROM 2, appunto, che hanno messo... non hanno messo Van Dyck, Jeff Van Dyck, qualcosa del genere, che ha fatto la colonna sonora di Shogun 2, Shogun 1, ROM 1 e basta, credo. No, è Medieval 2. Già, bella quella di Medieval 2. Mi è sempre piaciuto un casino. Aveva fatto la colonna sonora per il trailer di ROM 2, quello lì bellissimo. E però alla fine l'hanno messo nel gioco e mi è dispiaciuto un po', un bel po'. Però questi pezzi qua nuovi della colonna sonora mi sanno di Van Dyck, non so perché. Guarda questo qua come sta correndo. Guarda che bello, guarda come corre. No, adesso si è messo a posto. Stop now.
Urliamo contro il nemico. E scoraggiate, dai. Ai. Guarda questo qua che ha due frecce lì. Dai, combattete. Oh! La mascella! Dovrebbe far malissimo. Ah. Allora andiamo contro altri rorari. No, i rorari fanno schifo. No, sono più o meno tutti morti. Va bene così. Vittoria di misura. Abbiamo perso praticamente la cavalleria. Quella di grado argento. Sì, ho fatto una cazzata. Però era più che altro per tenere lontana la cavalleria dalla mia formazione. Perché se arrivava alle spalle, se mi attaccava direttamente la formazione, era un bel problema. Quindi ho preferito sacrificare un'unità di cavalleria piuttosto che sacrificare tipo 3 unità di picchieri. Ho un esercito ancora più o meno integro. Più meno che più. Però devo dire che non so se riesco ad andare a Roma e prenderla subito o aspettare un po'. In ogni caso mi sa che metterò l'assedio. Porrò Roma sotto assedio e mi divertirò tantissimo. Più che altro con l'altro esercito che ho lasciato indietro, che ha le baliste. Le baliste a me piacciono tantissimo. Troppo mi piacciono. Soprattutto vedere le mura crollare. In tutti i giochi di strategia a me piace tirare giù tutto quanto. Man of War, lo conoscete? Assault Squad. Gioco che sì, conoscevo anch'io, però non ci ho mai giocato. Ne ho sempre sentito parlare bene. L'ho comprato una settimana fa e ho scoperto la figata allucinante che tu puoi andare con i carri armati, puoi controllarli manualmente, puoi andare anche contro gli edifici e tirarli giù. Non me l'avessero mai detto. Io adesso vado sempre a tirare giù gli edifici, a andare contro le postazioni difensive. Tipo faccio a volte bestemmiare anche abbastanza i miei amici, che vado a investire le loro unità tutte trincerate bene. Oppure soprattutto faccio incazzare i miei alleati. Io faccio schifo a quel gioco, veramente schifo. Però c'è una probabilità nel futuro che io possa portare Man of War. Perché no, è un bel gioco. Un ottimo gioco, direi. Prendiamo i prigionieri. Ah, alcuni di voi mi hanno anche fatto una domanda. Mi hanno chiesto: Malarus, come si migliora l'economia su Rom 2? Modo per migliorare l'economia, diciamo che non è che ce n'è proprio uno. Diciamo, e costruire edifici, una cosa abbastanza semplice. Io non è che ci capisco tanto di economia su Rom 2. Di solito è costruire edifici a manetta, economici e basta, e andare via di tecnologie. Più o meno. E oltretutto è anche tipo far tanti accordi commerciali. Purtroppo gli accordi commerciali e la diplomazia in generale dei Total War è sempre un po'... Non è tosto che, perché in teoria gli accordi commerciali puoi fare con tutti, guadagni sempre soldi, e l'unica cosa che non ti dà malus, in teoria secondo me sarebbe anche corretto che ti dia malus, e anzi. Va bene, però dammi un po' di soldi, facciamo... No. Beh, prossimo turno riproporremo. Va bene, e senza soldi però. Cosa volevo dire? Che in teoria, secondo me, nei giochi strategici, per rendere tutta l'esperienza un po' più realistica, non dovrebbero mettere, tipo, la possibilità di fare accordi commerciali tra nazioni. Secondo me gli accordi commerciali... Ci potrebbero essere dei vantaggi commerciali, però il commercio secondo me dovrebbe essere staccato allo Stato, perché alla fine i liberi cittadini vanno a commerciare, non mica le grandi nazioni. Ovviamente possono, secondo me, gli embarghi oppure gli accordi commerciali intesi come commerciamo un po' di più oppure togliamo dazi oppure queste cose qui, ci sta secondo me, però il resto non più di tanto. Direi di tenere sotto assedio Napoli per il momento, perché dobbiamo spostare le altre unità qui. On the move. Your next command?
Ora andiamo. Ce la possiamo fare a fare una... Direi di fare automatizza. Secondo me è stupido fare una battaglia del genere. Abbiamo preso Napoli. Roma è praticamente sguarnita.